Buongiorno a tutti e buona domenica, buona domenica. Non so se capiti anche a voi, ma io ho perso un po' il senso della settimana nello scorrere dei giorni, in seguito a questa forzata trasformazione dei nostri appuntamenti, delle nostre abitudini, e ho perso un po' il senso dello scorrere del tempo. Oggi diamo volentieri risalto al giorno del Signore, alla domenica. E lo facciamo sentendoci fortemente in comunione, ma soprattutto sentendoci attorno agli altari delle varie celebrazioni eucaristiche che avremo modo di seguire o su internet o via radio o in televisione. E su quegli altari mettiamo ogni nostra intenzione di bene e soprattutto l'intenzione per le persone che stanno soffrendo, ma anche per le persone che si stanno adoperando per alleviare quelle sofferenze. Nell'arco del percorso di catechesi del primo anno con i genitori, verso la fine dell'anno, un incontro viene dedicato a riflettere sui contenuti della nostra fede, su cosa crediamo. E da qualche anno ci siamo inventati un lavoro dove non sono io a fare una relazione, che potrebbe anche essere forse noiosa la domenica pomeriggio, ma facciamo scrivere ai genitori una lettera che poi sceglieranno loro se e quando destinare i loro figli, dove provano a raccontare loro che cosa credono, quali siano i contenuti della loro fede. La cosa interessante è che, dovendosi rivolgere ai loro figli, che sono piccoli, devono andare all'essenziale, usando un linguaggio che sia anche facilmente comprensibile. Lavoro interessante che non capita tutti i giorni ed è una bella opportunità. Quando poi ci raccogliamo alla fine dell'incontro, io faccio sempre un cappello conclusivo, faccio di solito una battuta e dico loro: ma i vostri figli mi hanno già chiesto se anche voi morirete? E subito qua, tac, si bloccano. Qualcuno ridacchia, qualcuno lo sguardo ammutolito, qualcuno ti accorgi che sta pensando: ma che diavolo ci stai chiedendo, Don? Eh sì, perché il problema è proprio quello. Il problema è quello. Noi non possiamo fare a meno dei legami che hanno sorretto la nostra esistenza. Non vorremmo mai che si interrompano i legami con le persone che abbiamo amato. Non vogliamo. E quando però questo accade, perché purtroppo la morte arriva, noi arriviamo sempre a commuoverci e spesse volte anche al pianto. Commuoverci e piangere denotano che cosa? Denotano la nostra impotenza. Non possiamo farci nulla. E subito scaturiscono i ricordi, i pensieri, le cose che abbiamo fatto, la bellezza di quando eravamo piccoli, eccetera, eccetera. E ti accorgi che il tuo sguardo è rivolto spesso alle tue spalle. Ti manca la capacità di guardare avanti, e se non riesci a guardare avanti, se nei tuoi occhi non c'è il futuro, vuol dire che sei morto dentro. La mancanza di futuro vuol dire essere morti dentro. Ecco, la pagina evangelica che oggi ci propone la liturgia, siamo al capitolo 11 di San Giovanni, che descrive la risurrezione di Lazzaro, chiama in causa molte delle componenti che sono coinvolte con la morte. Vedremo come Gesù, attraverso il suo agire e le sue parole, pian piano arriva a condurre i personaggi del racconto, e se vogliamo anche noi, a cogliere quella che è la caratteristica essenziale, fondamentale di Gesù. Gesù ridà vita. Ma per poter cogliere la potenza di questo racconto, occorre che ci riferiamo in modo particolare al dialogo intercorso tra Marta e Gesù, a partire dalla sua commozione. Sì, anche Gesù si commuove per la morte di Lazzaro. Gesù soffre perché anche lui ha perso una persona cara. Gesù patisce come tutti gli uomini, ma non si limita a patire, perché noi
Non serve uno che si limiti a patire, occorre uno che vada oltre. E Gesù ridà vita. Gesù ridà vita. Gesù fa quello che dice. La cosa interessante è che nel dialogo appunto intercorso con Marta, a lei ha detto: io sono la risurrezione e la vita, e se credi vedrai la gloria di Dio, che è un modo per dire che se in me sai riconoscere che io sono la risurrezione e la vita, allora non sarai più prigioniera delle varie forme di morte che segnano la tua esistenza. E questo vale anche per noi. Se noi crediamo che Gesù è la risurrezione e la vita, potremmo essere liberati da ogni forma di morte che purtroppo tocca, taglia le nostre esperienze. Abbiamo bisogno di un rapporto forte con Lui. Abbiamo bisogno di appoggiarci a Lui. Buona domenica. Buona domenica.